Il nuovo anno inizia alla grande per le ragazze Amaranto di Mr. Mike, che nella 12esima giornata di Serie B sul campo del Pavia segnano 5 gol e si impongono sulle padrone di casa. L'Arezzo Calcio Femminile chiude un primo tempo praticamente perfetto sullo 0-3. Diaz apre le marcature al nono, poi si ripete al 22esimo. Razzolini al 25esimo arrotonda il risultato dagli 11 metri. Ad inizio ripresa segna anche Nocchi 0-4, poi il Pavia accorcia le distanze con Asamoah al 70. L'Arezzo Calcio Femminile allunga ancora 3 minuti dopo, ancora una volta Diaz. Infine il Pavia trova il gol del 2-5 a 10 minuti dal termine della partita con Avallone. Quindi ci vuole tempo, noi siamo stati bravi a continuare a lavorare, anche con un po' di critica, però la critica è sempre nel nostro lavoro. Noi siamo stati tranquilli e calmi e si vede ora. Bisogna, quando non abbiamo il pallone, bisogna essere stretti e dare fastidio anche all'avversario, chiudere linee di passaggi e mettere in difficoltà l'avversario di fare sviluppo e di completare pass. E poi, come abbiamo fatto molte volte oggi, siamo stati bravi tutta la settimana che abbiamo fatto questa cosa, che bisogna completare più e più pass, e quando c'è lo spazio libero bisogna essere bravi velocemente a cercare l'altro lato e attaccare poi l'altro lato, e questo penso che oggi, se c'è una partita quest'anno che abbiamo fatto più questa cosa, abbiamo completato molti pass e oggi, e si vede, abbiamo fatto molti entrati nell'ultimo terzo, e quello veramente mi fa molto molto contento anche per le nuove che hanno giocato tutte, però la squadra è più importante di tutto, quindi nuove, vecchie, andiamo tutti avanti insieme. Innanzitutto mi sento molto felice di aver raggiunto l'obiettivo che mi aveva messo, perché mi aveva messo l'obiettivo di fare al minimo un gol, ne ho raggiunto 3, quindi sono contenta. Penso che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e sono molto contenta di iniziare l'anno con le vittorie. Spero continuare così.